Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Francesco. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi schiavizzeremo mia ragazza per 24 ore. Sarà la mia personal assistant all day long. Every day and every night. Piccolissimo disclaimer. La parola schiavitù probabilmente potrebbe essere bollinata da YouTube, quindi diciamo che sarà la mia assistente personale, anche perché ultimamente c'è una strana, un strano profumo, ecco, di questo neofemminismo spicciolo che però si interessa alle cazzate. Quindi potrebbe tacciarmi di maschilismo, ma la mia ragazza è completamente d'accordo a fare questo video. Più o meno. Anyway, è troppo tardi, quindi cominciamo. Per prima cosa, manteniamo le distanze Anche io perché. volevo dire anyway. Per prima cosa, quindi, visto che io sto montando il video di ieri, sì, mi sento un po' scarico. Avrei bisogno proprio di una spremutina. Arrivo, volevo dirvi, seguite il mio canale su YouTube. Ha proprio preso da me. Che sia fresca questa spremuta. Fresca! Sentivo un ronzio fastidiosissimo, infatti, mentre stavo lavorando. Ma scusami. Io non bevo l'arancetta per non doverla spremere. Scusa, tu hai usufruito dei miei servigi per 24 ore. Adesso è anche giusto perché adesso mi ricambi il favore. Non mi fare cadere i semini, hai? Ai. Sai, è una cosa che odio I nella. semini non ci sono nell'arancia. Quelle che compra mio padre ci sono i semini. Vi faccio vedere comunque perché mi sono fidanzato con Federica. Cretino, Perché è cosa? una ragazza alla moda. Piena di semini. Allora, sono in pausa dal montaggio e sapete che c'è? Che un artista come me, un artista contemporaneo, un'imprenditrice digitale come me, ha bisogno un po' di coltivare il proprio ego, valorizzarsi, ecco, mi sento poco valorizzato. Quindi andiamo a cercare qualcosa che mi valorizzi. Non era il momento adatto. Voglio Voglio l'erba, voglio. che tu valorizzi la mia persona facendomi un ritratto Ma come faccio? su carta. Non difficilissimo mi interessa. È la mia giornata, fai quello che dico io. Dopodiché ti darò un voto. Credo ci siano degli spifferi di vento. Come sta avvenendo, scusami? Vaffanculo. Devi valorizzare i miei pregi. Mi raccomando, Federica, da questo ritratto dipende la nostra relazione. Fai la faccia più concentrata che tu possa fare. 3, 2, 1. Incredibile. Cinema, signori e signori. Hai già finito? Facciamo intanto vedere la foto che dovevi replicare. E al mio 3 giri il foglio, così vediamo quanto sono simili. Ok. 1, Due. 3. Mi sei presa addirittura la premura di farmi i brufoli in faccia. Che dolce. Sembro Giacomo Murtis, il chirurgo delle star, quello tutto rifatto. Le cuffie ti sono venute bene, dai. Almeno le cuffie le fatte. Ricordami di non chiederti mai più un ritratto. Grazie. Segretaria, 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 segretaria. Avrei un po' di fame, però voglio qualcosa di sfizioso, tipo qualcosa di americano, così da mettere su Instagram, farmi un po' figo. Cioè, mi sono messo anche la camicia per questo motivo. Un club sandwich. C'è 5 minuti. C'è gente che pagherebbe per fare la mia schiava, hai capito? Chi pagherebbe? Ti do una valutazione un po' alla Gordon Ramsay. Ma no! Incredibile! Ecco perché ci ho messo 3 ore, perché hai cucinato Ci ho per un messo esercito! anch'io. Grazie! Ma è fantastico, ma bisogna fare una sto... Io non avevo visto.
gli ingredienti tutti, però li ho inventati. È arrivato il momento dell'assaggio, Federica, dammi un coltello. Anzi, non uso questo del pane, posso? Lo vogliamo anche spiegare? Intanto ve lo faccio vedere in primo piano, intanto. Questo è il numero uno. Infatti tutti i suoi amici panini dicono: minchia, sei più forte, sei più forte di tutti, sei proprio il numero uno. No, scandola. Questo is the number two, che sicuro adesso mi cade e l'uovo si spappola. Incredibile. Stratificazione pazzesca. Sarà un problema quando andremo a convivere, Federica, perché sarà un problema chiamato obesità. Allora, visto che è un club sandwich, lo taglio a metà, tipo tramezzino, figa, va bene? Tu non so se lo vedi, ma mentre tu stavi cucinando, la casa di fronte si è appena coperta di alberi e è diventato il bosco verticale. Talmente milanese questo piatto. Allora, in questo cosa c'è? Funghi, pollo, pomodoro e maionese al pepe. Che in cucina ci vuole creatività, ci vuole amore, ci vuole passione. Ero venuto con le peggiori intenzioni di continuare il video scherzando, no? Sempre la parte che io ti prendo in giro. Mi vorrei fare frustare per renderti grazie. Che è tutto le cose da zero. Niente di palle. Cioè, nei panini sei veramente troppo speciale. La cosa brutta è che non hai idea di che cosa ti aspetti più tardi. Dio, sembra... però ci sono saccolato tutto il tagliere. Mamma mia. Rocco si freddi, sei sicuro di fare il lavoro più bello del mondo? Sì, però anche il mio non è male. Tutto il resto è gioia. Buon culo. Buon pranzo, ci vediamo dopo con la mia prossima richiesta. Mi sento tantissimo uno sceicco arabo con sette mogli che decide il loro destino, ecco. Questo video sarà un sacco insultato come maschilista, ma non è vero. Comanda sempre lei, ragazzi. Ho finito di studiare, di guardare la mia lezione. Sono molto stressato. Indi per cui. Che cosa vuoi da me? Sì? Che c'è? Cos'hai capito? Scusa. Mi avvicini sempre più tanto. Che sono belle le sfocature. Guarda se mi avvicino io così tanto quanto mi sfoga. Vedi? Essendo molto stanco, ho bisogno. No, ehi! Ehi! Sei la mia segretaria, non puoi avere rapporti con me. Ho bisogno di un massaggio thailandese. Io non ci posso credere che mi hai visto. Che cazzo è un omicidio? Porco. Ah! Oh. Che buonasera, che buonasera! Ma com'è thailandese, scusa? Ma infatti questo non è thailandese. Devo controllare se... entro in camera. Sei in camera. Noni! Ma sei pazza, ieri ho fatto squat! Mi hai fatto malissimo! Mi fa male la chiappa! Ma in quale odio l'hai fatto? Minchia, mi hai spaccato la natica! Ora devo cagare dall'orecchio perché non mi funziona più là. Dai, stai zitto 5 secondi! Ma che passaggio di merda! Mi stai massacrando! I capelli! Non è vero! Piano! Oh! Male così. Mi stai strappando la cute. Non che è cazzo? Vero. Ma cos'è Bastardi senza gloria che mi fai lo scalpo? Cioè, io sono venuto qua per rilassarmi. Mi stai stressando di più. Beh, non me ne frega tanto. Ecco, adesso che ci stai mettendo un po' più valve, un po' più impegno, forse il thailandese non ti riesce bene. Beh, allora falli come cazzo vuoi. Però, vedi, se vuoi, puoi. È tutta questione di volontà. Che cosa vuoi? Ti do l'opportunità di farti perdonare dopo quello scempio di ritratto che hai fatto prima, che sicuramente non mi ha valorizzato molto. Voglio che tu scriva una poesia per me. Deve essere in rima baciata e deve contenere almeno 15 versi. Ma baciata A-A-B-B, A-B-A-B, B-A-B-A, A-B-B-A. Sono le 18 meno 10, ti do mezz'ora. Hai mezz'ora di... La Madonna. Ok. Hai mezz'ora di tempo per esprimere al meglio il mio essere, ecco. Ah, questo devo fare. Certo. Va bene. Tu te pensavi che ormai era finita. La storia si ripete ma appena cominciata. Finito. Di già? Come un fiore d'autunno di Federica. Dirige l'orchestra Federica. Canta no. Federica. Come un fiore d'autunno risplendi nei campi dorati. Fra tanti uccelli alati sei il più bell'alunno.
Dolce cane il mare d'inverno. No, come? Ah, dolce come il mare d'inverno. Grande come un campo di grano. Ardiere. Cioè, è proprio fassato questo cazzo. Forte come un grosso ramo. Caldo come l'inferno. Inverno. O infermo. Sono grande, sono caldo come l'infermo o l'inferno? Inferno. Per favore. Devo rispondere. Ma non me l'hai detto. No, di là. Si sta allenando e sto facendo video con Giorgio. Mio caro dolce amore, che mi rubasti l'anima, la mente e il cuore. Queste due righe proprio le hai sgubbate, le hai messo una parola a riga. Sei qui di fronte a me e ti dico a gran voce, sei un bell'imbusto. Eh? Con che cazzo non arriva se un bell'imbusto? Con niente, vabbè, non importa. Il mio voto è 6, perché comunque ho svolto il compito. 6. Darti di più sarebbe uccidere leopardi nella tomba, però. Ragazzi, è stato per me un piacere, vi saluto. La tua giornata come schiava finisce qui. Per nuovi video o nuovi contenuti con Federica, lasciate un mi piace. Soprattutto per tutto l'impegno di oggi. Massaggi, il cap sandwich, la poesia. La poesia, insomma, un po' di... Però... No, bello, bellissima poesia. Leopardi contemporanei. Adesso andiamo a mangiare e andiamo a girare il video di Federica, che vedrete... Non lo so, ve lo spammo. Mercoledì alle 13. Mercoledì alle 13. Domani alle 13. Domani alle 13. Ciao ragazzi.